Eccomi, abbiamo iniziato, mi hanno detto di non farlo e quindi lo faccio. Benvenuti nella sessione Charlie's Angels. Io sono Charlie, voi siete i miei angeli. Di Monica vediamo giusto un naso, ma c'è. Ok, abbiamo sentito i punti di Angela, Charlie's Angels, anche perché lei si chiama Angela, e iniziamo. Andiamo giù, 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 conto da 5 a 1 come sempre. 5, 4, 3, 2, 1. Ditemi. Come la vedete? Allora, io la vedo, c'è lei davanti e dietro c'è un gruppo di altre persone, sono tutti vestiti, sai, tipo con un cappotto di pelle nera e tipo gli anfibi. E lei dice a tutti: venite con me che adesso vi faccio vedere una cosa, vi insegno una cosa, vi faccio vedere una cosa che spacca, una cosa figa. E gli indica dove andare e iniziano tutti a camminare verso di noi. Monica. Mi mostra una vita parallela. Vedo lei, ragazza, tipo Isole Samoa, vita semplice, anche bella, naturale, però Hawaii. mi indica l'oceano, facendomi presente che lì c'è il pericolo degli squali. Vi dà l'autorizzazione? In questo modo ve la danno? Sì. Ve la dà con entusiasmo. Sì, sorride, si inchina, mi fa vedere questa ghirlanda di fiori. Va bene, vibrazione di Angela. 35 miliardi. 25. Consapevolezza. 112. Sì, 110. PS. 37. Uguale. Vite. 1856. Sì, 1900 qualcosa. Cervello. 8,8 8 e mezzo. Monica e Elena, vi siete già viste in un'altra vita, voi due? Allora, a me pare questa vita, mi appare questa scena dove siamo per mano, sempre donne tutte e due, siamo per mano e corriamo in un prato con tanti fiori. Non ti saprei dire quando. Monica. La vita che sta descrivendo Elena io l'avevo vista molto tempo fa, quando avevamo già fatto una cosa del genere. Io non me la ricordo per niente. E, come vi vedete in eterico una con l'altra? Monica, visto che stavi parlando. Siamo più giovani rispetto ad adesso. Sì, 20-25 anni più o meno. Molto più giovani allora. Come la vedi, Elena Monica? Bionda, bionda con le trecce. Elena, come vedi Monica? Anch'io la vedo bionda con la coda, capelli lunghi con la coda. Ma eravate amiche o sorelle? A me viene compagne di vita, però. Ah, so.
Vero? moderne. Non so perché ve lo chiedo, abbia pazienza Angela, ma c'è sempre un perché a queste domande che non so perché ve le chiedo, ma c'è una terza. Ah, parsa, penso sia la mamma di uno di noi due. Penso alla mamma di Monica in quella vita. È più grande, quindi. Ma è la mamma di Monica in questa vita o è la mamma vostra in quella vita? E No, la mamma quindi è di una. Monica è in quella vita. Ah, e in questa vita attuale, quella di cui vi parlo, Cantante. è una persona che non conosciamo? Mi è arrivata una cosa, magari poi Monica conferma. A me è arrivata una persona che conosciamo, che ha la fiamma, che abbiamo incontrato tutti e tre. Ah, quella è lunga. Ok. Se Non sono Ah, stupito. Ok. Vedi che poi mi vengono le cose, Charlie's Angels, perché sono tre gli angeli, no? Di Charlie. Bene. lei ce le ha delle qualità da telepata, eh? Infatti. Sì. Ma infatti fra poco le mettiamo in pratica con una bella profonda. Va bene, progetto di Angela, nome del progetto di Angela. Cono all'ingiù. A me viene calcoli, mi fa vedere come lei si fa dei calcoli, dei progetti, si pianifica delle cose e poi mi mostra questi calcoli, progetti che si trasformano proprio nei calcoli, intesi proprio, sai, come quelle formazioni fastidiose che magari si formano ai reni. Ok, nome della PS di Angela. Chi vuole? Allora, a me viene rotella, ma vedo come, sai, come se fosse una striscia di metallo che fa una spirale intorno a sé. Però la parola è rotella. Monica. Pragma. Che comunque in qualche modo ha a che fare con la rotella e con la spirale, perché mi sta proprio a indicare l'azione. Pie, Monica. Vittoria. E mi indica proprio lo switch, che lei vorrebbe fare lo switch, no? Pragma, vittoria, invertirle, perché sarebbe più corretto vittoria la PS e pragma la PE. Però attualmente è così. Elena? A me, quando lei ha detto, mentre diceva Vittoria, mi è arrivato traguardo, quindi molto simile. È come se dovesse unire, è come se adesso fosse la rotella che gira così e il traguardo è qua. Ok, quindi un po' dissociati, quasi come se agiscono in maniera un po' autonoma l'uno dall'altro. E poi invece questa rotella che diventi una striscia che è la strada che arriva al traguardo, quindi l'unione tra i due. Va bene, chiamiamo nel cinema i genitori. Padre un po' disorientato, un po' brontolone. Infatti, brontoloni tutti e due. Sì, tipo Sì, tutti e Sandra e due. Raimondo. Però vengono. Sì. Va bene, e li mettiamo lì. Io inizierei con il portale aureo. Chiamiamo tutti i disincarnati legati a Angela.
Anche il figlio c'è, cioè, di Angela. Ok. Nel cinema. Portale Auro, chiamiamo il padre di questo figlio. Sono tre gli uomini di Angela. Il 3, numero 3, Mister Gelosia. E vediamo, perché non sappiamo se è vivo o morto, se viene anche l'1, Mister Sigaretta. L'uno mi dice sono allettato. Vuole andare al cinema? Sì, più da cinema, per come la vedo io. Ma ci va? Sì, con il suo lettino. Un po' ospedaliero, un po' ospedalizzato, così, no? Mentre il terzo, Mister Gelosia, va a correre al richiamo come disincarnato. Sì. Come li vedi, Monica? Il 2, il padre del figlio, e il 3, Gelosia. Allora, il padre del figlio è venuto, non so dirti, come quello che il flauto magico, tipo, no? Solo che lui, al posto di suonare il flauto per attrarre, utilizza il suo profumo. Ecco, quindi mi fa vedere come una specie di sinfonia, ma di profumo, non musicale, intorno a sé. Il padre del figlio. Invece, Mister Otello, diciamo così, è come se mi si presentasse accartocciato dentro la sua auto. Legato ancora alla fine che ha fatto, insomma, che ha voluto fare. Sì. Elena? Sì, allora il padre del figlio lo vedo che è bloccato lì in quella dimensione come zombie, quindi alla ricerca di prendere energia. No, sai, gli zombie che sono lì alla ricerca di, no? Che cercano di andare a prendere, ecco. Lo vedo così, messo male, ma che ha proprio questa attitudine dello zombie. Invece Mister Gelosia, adesso non so che tipo di lavoro facesse, ma è come se io lo vedo come se fosse disegnato in una scatola e sull'attenti come un soldatino, come forza dell'ordine, non so se era in questa vita o in un'altra, ma lo vedo incastrato in quella... proprio in quella dimensione lì, in quell'energia lì, in quel contesto. Il padre di suo figlio vuole dire qualcosa? Dice a lei, dice: sarei rimasto per stare vicino a te. Infatti di fatto non si è proprio sganciato. È collegato ad Angela? Decisamente. Sì. Dove? Io come? La segue proprio, cioè io vedo che la segue proprio. È causa esoterica di qualcosa nella vita di Angela? Un po' di freno. Non è che gli cambia tanto, ma è come se la frenasse un po'. Soprattutto quando va via, cioè quando va... Allora, quello che posso vedere io è che di solito gira lì in casa sua, no? Ok, ma se lei va via qualche giorno è come se la seguisse e la rallenta più in queste occasioni, quando si deve spostare un po'. A proposito di questo rallentamento, mi fa vedere come lui abbia inciso per questo suo lungo raffreddore, questa sua lunga influenza, come non volergli più far sentire l'odore, perché sai, no? Non ti faccio più sentire l'odore, così tu non mi togli, no? Di torno. Diamogli solo a lui una Vic. E da come era zombie, quindi sul grigio,
si rianima proprio, si ricolora. Sì, potrei aggiungere che è come se ritrovasse la sua propria energia senza la necessità di prenderla all'esterno. Sì. Si è praticamente staccato con Jalavik. Sì. Stesso processo con Mister Gelosia, l'Otello. Vuole dire qualcosa? Sei quella che mi ha amato di più. Mi sono sentita amata soprattutto da te. Sì, anche in questo caso è... non potevo permettere di perderti, diciamo, la gelosia, come giustificazione alla gelosia. Ecco. Mi fa vedere anche proprio una certa rigidità anche mentale, caratteriale. Sì, questa cosa di soldato è come se si ripercuotesse anche appunto, sì. Esatto. Vicca, anche a lui. Come se si togliesse questa divisa. E si toglie anche il costume di scena da Otello del geloso, no? Bene, li vedete diversamente adesso. Sì. Come se fosse bambino lui in questo momento. Va bene. Li salutiamo allora. Quanti sono, Monica, i disincarnati in totale, esclusi questi due? Allora, effettivamente lei ha proprio questa vocazione, che poi era anche professionale, da infermiera crocerossina. Vedo che questo fa sì che proprio ne attraga tanti a sé, anche in conseguenza del lavoro che ha fatto. E quindi io li vedo nell'ordine dei 500. Elena? Sì, allora, i suoi parenti, diciamo proprio legati alla famiglia, 182. E poi sì, anch'io 453, più o meno, sì, 500. Vi salutiamo tutti, salutiamo il numero 2 ed il numero 3, quindi il padre del figlio e l'Otello. E chiudiamo il portale aureo. Bene, Elena, entità eteriche. Sì, mi è apparso proprio anche... Allora, c'è questo, sempre tipo una statuetta, come se, di guardia inglese, sai quei soldatini di legno che si usavano una volta, no? Uh-huh. Molto alto, quella è una. Sì, proprio per creare una struttura in Angela, anche dall'esterno, no? Quindi lo vedo legato a Zeus. Poi c'è una rana e poi una mantide. Monica. Sì, quella lì la vedevo tipo una guardia vaticana, sai, le guardie svizzere, così, ecco. E questi che ha detto Elena è un uomo del tempo. E di Elle, ne vedi? Che sta fumando, ovviamente, l'uomo del tempo. Chiaro. E tre. Mentali, Monica. Allora, io vedo voglia di te. Sacrificio e ammira, come esclamazione, no? Un imperativo, ammira. Allora, vuoi sapere? Sì, sì, sì. Anche il livello. Voglia di te è proprio come un'attesa spasmodica d'amore.
del vero amore. La fa vivere in questo, cioè le fa avere la sensazione che in qualche modo si è rassegnata, che ha trovato il suo equilibrio, ma di fatto in profondità dentro di sé lavora proprio questa così, attesa spasmodica d'amore. Dunque, adesso questo forse me la dà 5. Sacrificio si riferisce a quello che lei ha già individuato, quindi a questa sua eccessiva disponibilità, a suo mettersi completamente a disposizione degli uomini, specialmente che ha avuto, sacrificando completamente se stessa, mettendosi in secondo piano, facendosi a volte anche umiliare. Essendo disposta veramente a tanto. Livello. Per queste relazioni. Allora, adesso, essendo che lei non ce l'ha una relazione in piedi, io vedo un livello 4, diciamo, però è come se lei fosse un po' predisposta a questo, infatti anche per tanti anni ha fatto l'infermiera, ecco, realizzando proprio concretamente questa sua disposizione al sacrificio. Vedo che poi proprio si faceva il bazzo quando era infermiera. Ammira. Ammira tipo come se un po' anche le deriva come un retaggio familiare, specialmente di sua madre, che è come se la portasse a guardare gli altri che sono riusciti a raggiungere dei traguardi, mentre lei no. Quindi l'invito è proprio questo, ammira, guarda gli altri. E vedo come questa entità mentale, non so se è livello 3 o 4, è quella anche che in qualche modo la porta a fumare, cioè come se lei stesse lì a fumare e intanto guarda ammirata le vite altrui. Questo spesso è un comportamento di qualcuno al bar che vede passare le persone, un po' incazzato e fuma, no? Un po' guarda questi, loro sì che possono, io no, ma loro hanno l'opportunità, io no, io non ci posso fare niente, posso solo fumare. Elena. Sì, allora, ne ho visti anch'io 3, sì, stessi livelli, la prima che cioè quella di livello 5, ok, che ho voglia di te, giusto? Sì, io la vedo proprio come se lei fosse in un, e forse richiama un po' l'idea del progetto, no? Del cono, è come se lei fosse, avesse due pareti enormi di fianco, ok, cioè tutto intorno, come se non le facessero vedere cosa c'è intorno, e invece potesse guardare solo in alto, tipo a un'idea, a un a un'immagine dell'amore, ok, fosse fissata verso quella cosa lì, coprendo tutto quello che invece può essere a portata di mano subito, ecco, no? Quindi non la fa agire, ma la fa solo sognare. Quella di livello 3 invece che ammira, ok, l'ho vista molto legata al fatto che, come diceva prima Angia, che sua mamma gli dice da sempre poverina, poverina, no? E come vedo in eterico che è come se gli venisse messa tutte le volte sopra di lei un enorme bullone pesantissimo che la schiaccia giù e la fa stare lì, e lei può solo guardare quello che fanno gli altri. E lei no, non può muoversi, come se fosse avvitata a terra. E sacrificio? Sacrificio, sì, è proprio l'annullamento completo dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Proprio l'immagine che ho è lei, qua, ok, che durante proprio tutte le 24 ore come se fosse una sfera immobile, ok? E con le mani e la mente agisce solo verso l'esterno, cercando di sfugge la parola, di soddisfare, ecco, le richieste di tutti.
all'esterno e le sue neanche le ascolta. Elena, impianti. Allora, già prima ho visto, già subito quando all'inizio ci ha detto che sentiva, cioè, questo, che era influenzata, no? Che aveva tutto il catarro proprio a livello della testa e del naso, ho visto questo, questa reazione della sua PS quando ha prenotato la sessione con noi, per, come se cercasse di inglobare e neutralizzare questo impianto mentale, che è come un, come se fosse un po' la forma ovale, tondeggiante, un po' di un sasso, no? Messo proprio in mezzo, fatto di tante, di un reticolo di collegamenti simili elettrici, ecco, un insieme di fili che forma questa forma tipo sasso. Poi? Lo mentale. Poi ce n'è uno, tipo una stecca, proprio sopra lo sterno, che parte proprio dall'inizio fino alla fine dello sterno. E poi ci sono due, come due, tipo eliche, una roba simile, più o meno di fianco ai reni, non proprio sui reni, ma quasi di fianco, cioè di fianco più o meno a metà dei reni, ok? È quasi come se in eterico questi venissero utilizzati per far scorrere tutta la parte liquida anche in queste due eliche, per essere, tra virgolette, rivista dalle interferenze. È come se li volessero prima passarci loro, ecco, con le informazioni. Monica, impianti. Sì, volevo solo aggiungere queste eliche all'altezza dei reni, è come se avessero un'azione anche in zona genitale. Infatti. E sì. Quella dello sterno a livello del seno. E della tiroide. Sì. Che sopra. Sì. Quindi la causa esoterica del problema della tiroide è questa, un impianto. Sì, è proprio un, come se si intromettesse nella funzione tiroidea, quindi altera questa cosa. Monica, confermi? Sì, sì, l'impianto ovviamente incide su questo problema che lei ha avuto alla tiroide, però effettivamente è una questione quasi più profonda. Come già Elena un pochino aveva accennato mentre Angela esponeva i punti, ci sono proprio delle specifiche istruzioni all'interno del suo sangue che richiedono un certo tipo di trattamento del corpo, cioè il corpo deve essere proprio trattato in una certa maniera, altrimenti dà delle sintomatologie. E quindi è come se lei, proprio anche a livello energetico, fosse andata a violare quelle che sono le sue istruzioni, sia biochimiche. Sì, infatti l'impianto serve proprio a, cioè manda gli, è quello che le fa ricordare, tra virgolette, che se lei non segue le istruzioni biochimiche del suo gruppo sanguigno, attraverso questo impianto gli provocano i sintomi. Intolleranze alimentari e varie diete provate, tra cui quella del gruppo sanguigno, appunto. Elena. Sì, c'è un, lo vedo più che altro sul, proprio sul corpo emozionale, attivando questa rabbia, conflitto con la mamma, si attiva proprio a livello dell'intestino come un vortice, non so, come se vedessi un vortice energetico blu che fa sì che lei abbia dei sintomi, è attivato proprio a livello emotivo. Monica? Sono strettamente collegate questo suo vissuto emotivo e
questi impianti, perché queste eliche che fanno poi dei vortici a livello renale, come abbiamo detto, diffondono la loro azione a livello genitale e proprio a livello dell'intestino. E oltretutto questo impianto, visto da Elena come barra sul torace, va proprio a prendere appunto anche la tiroide, che si occupa in generale del sistema immunitario e quindi di tutto ciò che concerne le intolleranze alimentari. Causa esoterica, Monica, dell'osteoporosi. Lei lì aveva veramente violato, diciamo così, le sue istruzioni biochimiche. Era andata verso un tipo di alimentazione non confacente al suo assetto, se così vogliamo dire, ok? Diciamo che se lei adesso si ripulisse di questi impianti, ipoteticamente tollererebbe meglio l'alimentazione vegana, ok? Perché non ha più gli impulsi che gli derivano da questi impianti. Però è anche proprio vero che lei ha una sua struttura biochimica non per adatta. Cui è esatto. Non ha bisogno la... di un altro genere di sì, è proprio è una cosa molto radicata già dalla nascita. Cioè, sì, è proprio fatta genetica, così. DNA. La sua struttura è questa. Quindi Elena, confermi. Vuoi aggiungere sì. qualcosa? No, volevo appunto aggiungere questa, anch'io avrei detto la stessa cosa, nel senso che sì, sicuramente li tollererebbe meglio, magari non avrebbe questi sintomi così forti e preponderanti, ma è proprio la sua struttura. Ok, intolleranza alla caseina e il glutine. Sì, è quello sì, dell'intestino uguale della mamma, sì. Perfetto. Paura dell'acqua. Ricordo, causa esoterica, ricordo di un giorno che da bambina è stata sopraffatta dalle onde del mare. Vediamo la causa esoterica, Elena. Sì, allora, quello che mi è proprio apparso è che è come se lei in quei primi anni di vita avesse proprio preso una grossa confidenza con l'acqua e attraverso l'acqua lei avrebbe potuto fare, per lei è ancora volendo uno strumento molto importante di centratura, consapevolezza, evoluzione, cioè a livello proprio energetico e è come se fosse molto utile per aumentare molto velocemente le sue capacità medianiche, ok? E stava prendendo molta confidenza con l'acqua, quasi come se fosse il suo elemento naturale e attraverso questo incidente hanno voluto proprio troncare questo legame con l'acqua per frenarla da subito. Monica? Mi riporta questa vita parallela che mi ha fatto vedere all'inizio, in cui c'era un rapporto di rispetto, diciamo così, nei confronti dell'acqua. L'acqua ritenuta un elemento fondamentale, molto rigenerante, ma anche da rispettare perché appunto c'erano gli squali. Però in questa vita è come se lei si fosse agganciata di più rispetto poi non all'elemento, non alla parte potenziante dell'acqua, ma a quella invece depotenziante che è la paura. Ok, lì poteva essere la paura degli squali che però era tenuta sotto controllo e qua diventa completamente la paura dell'acqua, proprio per le ragioni che ha espresso Elena, perché di fatto potrebbe essere per lei uno strumento notevole proprio di centratura e anche di evoluzione. Stessa domanda sulle vertigini, Monica. E qua mi dà di nuovo una specie di vita parallela,
in cui lei è un uomo, tra l'altro molto ardimentoso, che fa tipo il funambolo, mettendo dei cavi tra una parte e l'altra della montagna. E, anche se imbragato, però comunque è un, diciamo così, che è un, una pratica abbastanza pericolosa. L'ha fatto tante volte, però una di queste volte poi è andata male. È come, sì, gli è proprio preso, ha perso il controllo, ha avuto un momento di, in cui non era più concentrato, non era più centrato, e lì sì, ha perso il controllo ed è caduto. Uomo. Era uomo. Elena. Sì, io ho visto sempre quella vita parallela lì, dove oltre al funambolo lo vedo anche, sai, con quelle ali, con quello zaino ad ali che si mettono tipo pipistrello. E anche lì lo vedo precipitare, lo vedo. Presumo abbia preso una corrente tra due montagne, tra due cime, che non è, che ha perso il controllo e sì, lo vedo schiantato. Beh, è una stessa vita o una vita diversa? È una vita diversa. Sì, presumo di sì, perché non può essere, no? Beh, lì era morto, non so se funambolo poteva essere prima, ma secondo me sì, è un'altra ancora. Beh, una vita parallela precedente o una linea temporale parallela? Quella con le ali, secondo me, prima. Sì, 1900, più o meno 1903. Invece questa è parallela. Vabbè. Come vedete Angela di fronte alle sue paure, le sue due principali paure? Un po' stupita. Allora, stupita, certamente sì, e allo stesso tempo un po' confortata. Quella è la causa, no? Sì. Monica, c'è anche la paura di restare sola? Allora, lei è già convinta di essere sola e siccome è già data questa profezia che si autoavvera, che boh, ormai è così, la sua vita ha questo assetto qua. In questa ho tanta voglia di te, in cui c'è di fatto questo spasmodico bisogno, no, di realizzare un amore idealizzato forse anche, c'è proprio anche la paura di rimanere come Elena l'aveva vista, all'interno di questo cubo, di non riuscire a uscire, non, di rimanere lì, imprigionata da sola. Elena, questa domanda? Sì, sì, ho visto la paura di rimanere sola. Sì, sì, infatti, è come se fosse in un loop. No, quindi... Ma perché questi amori sbagliati? Allora, legati molto anche al, appunto, come dicevamo, a quello di prima, al rito che abbiamo visto tramite le sigarette, ok, tramite il fumo, è stata proprio agganciata in questo meccanismo di vibrazione bassa e incastro, quindi attraverso, è come se il rito della sigaretta dalla prima volta, come se fosse un'iniziazione, ha creato questo canale energetico, ok, e a quel livello di vibrazione lei si incastrava in queste relazioni dove appunto continuava a sostenere l'entità mentale, quella che abbiamo detto che la tiene ferma, no? In quel posto, sempre nello stesso posto, dove lei non può andare. No, scusa, quella della Croce Rossina, no? Dove lei, le sue cose non vengono proprio considerate e fa tutto per l'esterno. Più, e diciamo che l'uomo del tempo ha fatto sì che lei incontrasse uomini molto succhianti in questo senso, no? Quindi dove la sua energia verso di loro era pressoché totale, in maniera tale che lei non potesse neanche vedere minimamente una parte di sé, perché sarebbe stato uno spunto utile per lei per togliersi da questo aggancio ed evolvere.
Monica? Aggiungere qualcosa? Più che altro, allora dunque, Elena ha fatto un'analisi perfetta. Diciamo così che la comunicazione che mi proviene dall'anima di Angela è che tutti questi uomini sbagliati, queste relazioni tossiche, e mi fa vedere quasi abbinato la tossicità della sigaretta con la tossicità delle relazioni che lei ha avuto. Tanto è vero che il primo è quello che l'ha iniziata al fumo, e poi ce n'era un altro, che era il padre del figlio, che aveva un altro tipo di atteggiamento tossico, no? In quanto dipendente da droghe. E mi fa vedere appunto come l'anima, attraverso tutte queste esperienze tossiche, appunto, le voglia far comprendere che l'amore è un'altra cosa. Non ricorda i sogni, Monica. Questo impianto mentale che Elena ha visto come un sasso, io l'ho visto un po' simile a un sasso perché l'ho visto proprio come una nube molto densa, tanto densa in effetti da poter sembrare quasi una pietra, un sasso. E vedo che proprio le crea delle grosse difficoltà a ricordare, ma specialmente i ricordi di infanzia, quello moltissimo, e poi anche vari altri particolari della giornata. Le scappano via subito di mente le cose. Elena. Sì, è proprio un resettare tutte le volte i suoi pensieri e ricordi. Quindi c'ha il pensiero per fare l'azione che sta facendo e poi viene resettata come se dovesse partire da zero, proprio per eliminare i ricordi che potrebbero invece mostrarle. Quello che mi è chiaro è che se lei vedesse i suoi ricordi avrebbe ben chiaro quali sono i suoi blocchi e su cosa superare. In questa maniera, togliendo i ricordi, lei non ha, diciamo, davanti la situazione e riescono a tenerla un po' a bada, ecco. La vedo anche molto stufa e satura di tutte le cose che si è sentita dire da bambina, perché è sempre stata un po' bersaglio, diciamo, di critiche da parte soprattutto della madre. E quindi non ricordarsi e anche avere l'espressione poco sorridente nelle foto è proprio dovuto a questo. Esatto, stavo per chiederlo. I rimproveri della madre. Sì, che con Non andava mai la bene. sminuiva sempre, Sì. ecco, sì, infatti, poverina, non è in grado, no? Quel senso lì. Proprio la compativa, come se non fosse all'altezza di Esatto. eseguire certi compiti, di arrivare a capire certe cose. Sì, quindi l'entità mentale di livello 3, che è quella, tu stai qua ferma e guarda cosa fanno gli altri possono farlo, tu no, perché non sei in grado. Ecco. Cosa fa la mamma nel cinema a queste parole e a questa visione? Ma no, ma cosa hai capito? Mica lo facevo per quello, eh? L'educazione. Stavo Vabbè. crescendo. Mentale. Vabbè, causa esoterica, infine, ultima cosa, della nascita di Angela, il giorno e il mese uguale a quelli della nonna paterna, di cui ha preso il nome, nonna che è mancata un anno dopo la nascita di Angela. Intanto vediamo se è accorsa prima al portale aureo oppure no. Allora, mi dà come una donna che invece avrebbe potuto un po' riscattare questa situazione, perché appunto la madre, mentre era sempre un po' così nel cercare cose che non andavano in Angela, questa donna avrebbe potuto fare diversamente, no? Per Invece Angela. apprezzarla, sì, valorizzarla, sì. E infatti c'è questa forte affinità.
Sì, è come se ci fosse un filo attaccato tra loro due. È proprio, sì, in eterico io vedo che lei potenzialmente poteva tirare Angela, no, Angela la nipote, in su, alzarla proprio. Vero. Elevarla. È Sì. entrata nel portale aureo. Sì. Ma lei è morta vedova, tipo? Quindi è morta prima lei. E si sentiva forse anche lei un po' sola, perché mi entra proprio come se fosse, cioè anche lei nell'esperienza con gli uomini si è sentita sola. Ecco, un po' come Angela, c'è questa somiglianza, perché Angela ha avuto le sue esperienze anche lunghe con gli uomini, però poi di fondo si è sentita molto sola. È andata, no, Elena? Sì. Va bene. Cosa fa? Mi interessa sapere cosa fa nel cinema il figlio. Vedo che cresce in lui proprio un senso di stima, di ammirazione, di affetto. Elena. Sì, è come se un po' si guarda in giro con nonchalance, come per dire. So che questa parte potrebbe essere utile anche per me, no? È quasi come se volesse mettere un po' la testa sotto la sabbia, quasi come se sa che è giunto il momento anche per lui di fare questo passo cioè, verso la sua consapevolezza, ok? Ma ne ha un po' paura e quindi fa finta di non vedere. Sì, si concentra di più sul sentimento che può provare per la madre anziché sulla propria personale evoluzione. Vuole dire una cosa in eterico alla madre che dal vivo non direbbe mai, nel fisico non direbbe mai. Devo moltissimo. Sì, sto per dire, sì, è sempre andata come la vedevi tu. Bene, tanto, sapere che cosa pensa davvero un figlio. Perché non lo dice nella realtà? Lo vedete un po' refrattario a lasciarsi andare con la madre. Sì, è come se sa che qualsiasi parola lui dice, lei sa benissimo, cioè come se lo leggesse dentro in un attimo e quindi si sente vulnerabile, non in negativo, ma proprio ha talmente Nudo. stima che esatto, che sa benissimo che lei sa, e quindi per difesa, presunta difesa, quella che lui crede difesa, cerca di non esporsi. Monica? Anche se non del tutto in maniera consapevole. Però è come se lui accusasse un po' il colpo di essere l'unico uomo buono, valido nella sua vita. È un po' pesante, no? Per lui per certi aspetti. Da un lato è per lui una cosa importante, bella, però dall'altra non è così facile da gestire. Sì, è come se si dovesse sempre sentire a posto, perfetto per lei. E Monica, che valore ha il profumo nella vita di Angela, esotericamente parlando? È la salvezza dalla sua razionalità. Lei tende, anche per difendersi, ad analizzare tutto da un punto di vista abbastanza logico, razionale. È anche una donna un po' tutta ad un pezzo e il profumo le restituisce quella femminilità, anche quella civetteria, se vuoi, da un certo punto di vista, e quella connessione con la sua anima che a volte fatica ad avere. È la parte più poetica e più intuitiva di lei. Poi lo chiedo anche a Elena, ma è in rapporto alla sigaretta? Allora, la sigaretta ha un odore che va a coprire tutti gli altri profumi. E ci sta anche.
Perché comunque lei si è regalata una vita altamente tossica e di grandi sacrifici, dove la bellezza e la soddisfazione e le gioie sono state ridotte al minimo. Okay? Quindi la gioia di poter sentire il profumo di qualcosa è stata proprio seppellita da questo cattivo odore costante. Che infatti è un po' quello a cui volevo arrivare. Quando fuori dalla registrazione ho chiesto semplicemente ad Angela perché fumi. E io pensavo, ti precludi i profumi, gli odori buoni della vita, i sapori buoni della vita. Che non è poco, è un prezzo carissimo da pagare, che io non sarei disposto a pagare per nulla al mondo. Il sacrificio, entità mentale 5. Soprattutto nel suo caso, cioè, per lei sentire gli odori è uno strumento di collegamento con la sua PS molto immediato. L'acqua e gli odori. I profumi, e quindi si è proprio preclusa la porta spalancata verso l'evoluzione. Pare che peraltro, anzi pare, tutti quelli che smettono di fumare effettivamente lo rimarcano in maniera netta, poiché la perdita dell'olfatto e del gusto è graduale e ci si dimentica, ma il riacquisto dell'olfatto e del gusto è immediato ed è veramente eclatante. Si parla più spesso, quando si deve smettere di fumare, dell'ipotetico cambio del metabolismo e quindi ingrasserò, cosa che è stata sfatata da tante ricerche, al massimo valida per una settimana dopo l'ultima sigaretta e poi basta, e non si parla quasi mai del riacquisto di due sensi di 5. Bene, come vedete Angela davanti a tutta questa analisi? Io la vedo molto, molto libera, molto più leggera, molto più... Adesso ha tutto chiaro, adesso ha tutto chiaro davanti e la vedo già pronta a muoversi verso la sua vita. Ecco. Perché quel labbro? Prende tutto perché, Elena, questo problema da 10 giorni, e perché ha preso il labbro che non... c'entra niente. Aspetta, quello che vedo è come se gli fosse stato fatto un segno per ricordarsi di quello che ha passato in questi giorni. Si è marchiata? Sì. Come per dire, attenta a non farlo più. Che è lei che dice se stessa. Sì, che si auto-boicotta, no? Perché poi la PS comunque come difesa per cercare di reagire all'impianto le ha fatto venire tutta questa cosa, però poi ha lasciato che appunto le entità la marchiassero, quindi ecco, questo avanti e indietro. Monica? Sì, mi fa proprio vedere l'uomo del tempo che le offre una sigaretta già accesa e gliela passa in maniera apparentemente maldestra, bruciandole la parte sopra del labbro. Cosa vuole fare Angela? Difilato al cluster. Infatti, sì, sì. Come ci va, Monica? È tipo in surf, sulle onde, per andare più veloce. E per vincere la paura dell'acqua. Anzi, usarla per sé, cioè questo legame profondo con l'acqua. Usarla come mezzo di trasporto, perché diciamo, esatto, con il surf tutti sposti sull'acqua. Sì. E cosa fa Elena? Allora, ha fatto un gesto così col braccio, come se facendo così tutti i contratti si attaccassero qua, ok? E poi ha aperto il portale definitivo e ha fatto così e tutti i contratti sono finiti dentro il portale definitivo.
E Monica conferma con i cenni del capo. C'è una determinum in formazione? La firma personale di Angela. Acqua, l'acqua con l'acqua. Acqua, un vortice dell'acqua. Bene, Avatar, come lo vedete? Sta fumando? Sì. Sì? Cioè, c'era tutto il posacenere pieno di Pieno, mozziconi. esatto, stavo per dire quella cosa lì. Lo tiene? No, no, sta aprendo il portale definitivo. Direi che ho fumato a sufficienza. E E domani. ammirato gli altri a sufficienza. Adesso tocca a me. Adesso ad eterno, ma anche qui. E vediamo se c'è un qualche tocca a me all'orizzonte. Sì, c'è questa scena, mi è arrivata questa scena proprio come se lei fosse propensa ad andare verso il mondo, quindi aprirsi alle esperienze, ok? E poi è quasi come se avesse aperto casa sua, che prima invece era come se fosse il rifugio dove niente e nessuno poteva, no, colpirla. E nel teorico vedo quasi come se invece che aprire la porta ha proprio tirato via tutte le pareti. Cioè, casa mia è aperta, ecco. Quindi è completamente aperta alle esperienze della vita. Monica. In questa casa completamente aperta, vedo che lei può guardare in tutte le direzioni e guarda in direzione del mare, come se da lì venisse una nuova vita, una nuova prospettiva. C'è una fiamma, Monica? Io dico di sì. È quasi come se arrivasse dall'orizzonte del mare. Esatto. Ah. Dall'esterno. Impianti, entità eteriche, entità mentali, c'è ancora qualcosa? No. Nuova vibrazione. Chi vuole? Miliardi. 350. Consapevolezza, Monica. 204. 692. PS, Elena. 68. Uguale, Monica. 65, sì. Vite precedenti. Ma viene 899. 1031. E cervello. 9.6. 9,5. Benissimo. Il 3 che si insegue in questa sessione, i tre angeli, i tre compagni, le tre entità mentali. C'è ancora una connessione con l'entità mentale fumo, sigaretta? Io è come se vedessi l'entità mentale collettiva a fumo, ok, sigaretta, con due corde che penzolano e una sono pensieri, il pensiero del fumo e il ricordo, il fumo e il gesto, no? Che si mostrano davanti ad ogni occasione. Sta lei non agganciarli con le mani. Monica? Sì, esattamente così. Che a volte lei, tipo quasi un po' Tarzan, si aggrappa a una di queste corde.
Messaggio finale, anche una parola o due, o anche a parole chiave se vuole, di lei a se stesso. Adesso lei mi sta mostrando tipo che ha fatto un'acqua profumata, mixando l'acqua del mare con dell'olio essenziale, ed è come se ripulisse, ridisinfettasse tutta la casa, i suoi vestiti, e avesse voglia proprio di ripulirsi profondamente da tutto. Trovasse proprio questo benessere nel profumo, nella pulizia e nella libertà. Elena? No, dimmi Monica, scusa. No, ho visto proprio che allontanava queste due liane, corde dell'entità mentale fumo collettiva. Elena? No, è Sì. Monica? Che sei? Mi devi dire qualcosa e mi blocco. Fatto, Fatto. fatto. Sì, quello che vuole dire a se stessa è stai sempre sulla cresta dell'onda, perché così riuscirai, è il tuo, diciamo, mezzo di trasporto verso la consapevolezza. Come la vedete? Come all'inizio? Ma io la vedo sorfeggiare sulla cresta dell'onda. Sì, esatto. Sì, su una Potrebbe avere tavola deserta. senso per Angela fare un corso di nuoto e imparare a nuotare. Sì. Lei che ha paura dell'acqua. Sì, grandioso. E le vertigini? Adesso io la vedo al contrario. Prima quando dicevo che andava verso la vita, verso l'esterno, l'ho vista proprio che faceva questa cosa qua. Quindi l'opposto proprio di prima rispetto alle vertigini. Te lo dico per Monica, il gesto di Elena è di andare verso il basso, come di buttarsi nella vita. Questo, no? Lei ha proprio voglia di lanciarsi, sì, Esatto. nell'esperienza. Se dovessi riaverle le vertigini, cosa significa, Monica? Che chiaramente è uno di quegli agganci ricordo. Si siede, respira, si ricorda che è solo un ricordo. Il motivo per cui sta provando queste vertigini è semplicemente per un automatismo. E che aggiungerei esattamente così, e aggiungerei che si sta auto-boicottando, quindi si sta frenando verso una certa esperienza di quel momento, e invece proprio la PS le chiede di buttarsi verso. Quindi non di buttarsi dal balcone, No, certo, no, di ovvio, buttarsi nell'esperienza. nell'esperienza, sì. Quanto ci mette sciocchezza? Quanto ci metterà la ferita, l'ipotetico herpes che non è un herpes al labbro, a passare da questo momento in poi? Mi viene 3 giorni. E Infatti devo usare il tea tree. Non so. Il 3, il T3, ciao, Vabbè. insomma. Tre, buon via. Ok, e se non avesse fatto questa sessione? Tutta la vita rimaneva con. No, dai. No, ma ancora 15 giorni, secondo Ah, però. Ok, se volete ci trovate anche in farmacia. No, scherzo, ovviamente è una battuta. Va bene, la salutiamo. Angeli, un'angela vera e due angeli fittizi. Ovviamente non siamo qui a qui fioccano poi i commenti. Ecco, l'EDL. C'è cioè, una che mi dice già che sono Lucifero perché mi chiamo Lucio. Genio. Come direbbe un altro, genio, genio. Così. quindi è solo una battuta e anche il titolo di una sessione. Ciao a tutti.